Eccoci, buongiorno. Dunque, il concetto è questo. I giornali italiani curiosamente titolano la questione del Fondo Monetario Internazionale, gli ultimi dati del Fondo Monetario Internazionale, dicendo vedete, dicono che l'Italia cresce più del previsto, è vero, dello 0,1, però modo curioso di raccontarli, perché i dati dicono questo: il mondo è cresciuto l'anno scorso del 3,8, quest'anno del 3,9, l'Unione Europea, l'area dell'Unione Europea sta bene al passo perché tiene il 2,3 l'anno scorso e il 2,4 quest'anno, quindi cresce bene, cresce più degli Stati Uniti, per intenderci. L'Italia cresce dell'1,5%, continua a essere abbondantemente più in basso. Essendo un paese che ha avuto una grande recessione, è grave che rimanga così indietro. Spiegazione: ma sapete cosa c'è? Perché l'Italia ha dovuto applicare politiche di rigore, avendo applicato politiche di rigore e non potendo fare troppo deficit, rimane indietro. Dobbiamo fare più deficit. Utile quindi la riflessione di Fubini oggi, per l'appunto, sulla prima del Corriere della Sera, dove dice: alt, noi intanto siamo l'unico paese dell'Unione Europea che ha fatto più deficit del previsto, cioè noi abbiamo già sfondato tutti i tetti del deficit e continuiamo a rimanere indietro. Continuiamo a rimanere indietro perché fare più deficit non significa fare più crescita. Aggiungo io: non guardiamo l'economia sempre con il cronometro in mano, usiamo un lasso di tempo più grande. Negli ultimi 20 anni i paesi che hanno fatto più deficit, a cominciare dall'Italia e dal Giappone, sono i paesi che sono cresciuti meno. Da qui tutta la gnagna: ah, in Giappone possono fare debito, beati loro un corno, perché continuano come noi a crescere troppo poco. Siccome il panorama politico è pieno di soggetti da destra a sinistra che dicono: se facciamo più deficit riusciamo a crescere di più, ecco, almeno evitiamo di prenderci in giro. Davide, subito sotto è una notizia di cronaca, quindi in teoria poco commentabile, però poi chiama tutti noi a raccolta. Leggo in chat il video dell'amica nuda sospesi 12 liceali. È accaduto a Milano. Il preside della loro scuola, insomma, non ha voluto sentir ragioni. Intervento molto severo, 10 giorni di lavori utili. Naturalmente noi non conosciamo le famiglie dei 12 liceali, ci possiamo solo augurare che i genitori siano severi almeno quanto il preside della loro scuola. Però una riflessione più generale, perché va bene, la scuola faccia il suo, per carità, però come si arrivi a qualcosa del genere, chiama a raccolta tutte le mamme e i papà in questo momento all'ascolto. La severità ci sta tutta, ma bisogna prima di tutto essere severi con noi stessi, per due ragioni. Primo, perché cominci dai genitori l'idea di non utilizzare i terminali digitali per chattare di sempre, di tutto, con tutti, con qualsiasi linguaggio e con qualsiasi immagine. Impariamo a un minimo di pudore e di riservatezza, che sia ad esempio per i ragazzi. E secondo, a scuola si impari a utilizzare la straordinaria capacità di quei sistemi digitali per fare scuola, per fare insegnamento e cultura, anziché solamente chat. Sarebbero due bei rimedi, eh?